Qui, andando sul sito che vi lascerò in descrizione, potrete giocare gratis a Minecraft, una delle prime versioni. Io metto il mio nome, Christian177, e come vedete siamo entrati ufficialmente in Minecraft. Bentornati in questo nuovissimo video, sono Christian177 e siamo oggi, ragazzi, tornati con un nuovissimo video di Minecraft. Come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su prima di iniziare il video e per il supporto. E mi raccomando, perché no, passate sul mio Instagram che comparirà qua e c'è anche nella descrizione. Fateci un saltino e lasciate un bel pollicione in su, anche lì, mi raccomando. Dicevo, cosa è successo in questi giorni, o meglio ieri? Ieri è stato il 10° compleanno, quindi l'anniversario dei 10 anni della creazione di Minecraft. Diciamo che Minecraft è sempre stato un gioco che ha coinvolto molte generazioni di videogiocatori, sta coinvolgendo ancora nuovi videogiocatori, quindi se tu sei nuovo, non hai ancora mai giocato a Minecraft, ti piacerebbe, vuoi appunto approcciarti a questo mondo, io per esempio mi ricordo quando ero più piccolino che volevo giocare a Minecraft perché vedevo i video già su YouTube all'inizio, però non potevo giocarci perché sul PC serviva comunque avere già un PC con buone prestazioni e io purtroppo non ce l'avevo, e quindi quando andavo a casa di mio zio gli scroccavo il computer, andavo lì e giocavo a Minecraft e distruggevo tutto. Ok che non c'erano tantissime cose rispetto a quelle che ci sono adesso, però vi devo dire che mi divertivo davvero tanto, magari all'esplorazione trovavi le piramidi, cioè cose che adesso magari diamo per scontate, però comunque è stato molto divertente. Ma qual è il succo di questo discorso? Che per i 10 anni del gioco ci vogliono un po' far tornare a vivere i vecchi momenti di questo gioco, i vecchi ricordi. E qui, andando sul sito che vi lascerò in descrizione, potrete giocare gratis a Minecraft, una delle prime versioni, che tra l'altro io ho avuto la sfortuna di non provare. E quindi grazie a questa cosa che ci stanno regalando, diciamo, posso un attimo provare insieme a voi com'era giocare a Minecraft i primi tempi. E andiamo un attimo a vedere la differenza. Clicchiamo insieme, andiamo qui ti spiega tutte le cose, e cliccando su questo semplice tastino ci porterà in questa schermata, cioè ci genera già lui il mondo dal sito internet, ok? Io metto il mio nome, Christian177, e come vedete siamo entrati ufficialmente in Minecraft. Ma i più svegli capiranno che non è il classico Minecraft che ci ricordiamo, che vediamo fino adesso, no? Ma c'è qualcosa di particolare. Infatti, ragazzi, all'inizio Minecraft era proprio così, non c'era neanche la play, non c'era niente. Praticamente potevate semplicemente andare in giro per il mondo, rompere, scavare e fare tutte queste cosette qua. Niente di che, però era già abbastanza divertente. Infatti guardate qua che roba, cioè noi andiamo e possiamo rompere gli alberi, cioè cose davvero molto easy. Tra l'altro ho letto che ci sono gli insetti da qualche parte, perché una volta c'erano gli insetti. Io non so dove andarli a trovare, però sinceramente non ho proprio idea di dove andarli a trovare. Come funzionava un po'? Allora, avevate due comandi, basta, niente di più. Cioè, vabbè, oltre al muoversi e saltare, potevate rompere e piazzare. Ma il piazzare era diverso da quello che c'è adesso. Vedete che vi dà un'anteprima? Vi dà un'anteprima del blocco, no? E voi dovete cliccare come se dovesse, cioè, come se dovesse andare a scavare. Lui vi dà l'anteprima e voi lo piazzate. Allora, questa cosa dell'anteprima in realtà era abbastanza comoda, perché comunque molte volte ci capita di sbagliare a piazzare blocchi, metterli a caso, mentre così diciamo che non avevate il problema dello sbagliare, no? Avevate l'anteprima del blocco, lo potevate piazzare e via. Guardate l'inventario del primo Minecraft, ragazzi, cioè è una cosa assurda. Allora, avevamo le lane, che erano la cosa basica, i legni, quindi il legno, l'asse, la terra, il ciottolo e queste cose qui. Non so se ci farà craftare. Cos'è questo? No, aveva il blocco d'oro già. Che tra l'altro, raga, il blocco d'oro, se lo vedete, è molto simile a come l'hanno fatto adesso. Cioè, siamo tornati alla vecchia texture, mi stai dicendo? Cioè, oddio, è figo, è fighissimo, però mi fa davvero strano da vederlo così. Non ci sono altri blocchi, vediamo la lana invece com'era. La lana è sempre rimasta invariata nel tempo, però è una cosa davvero davvero molto 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 figa e divertente. Comunque, spero che anche voi abbiate avuto la possibilità di godervi questo Minecraft come ai vecchi tempi. Io sinceramente ho apprezzato molto, perché ci hanno riportato un po' alla vecchia versione, all'essenza del gioco, che ormai di questa piccola essenza non è rimasto un granché. Però è anche giusto così, ragazzi, alla fine è stato un processo evolutivo che ha portato al Minecraft che abbiamo oggi e ci ha permesso appunto di giocarlo anche su altre piattaforme oltre al PC. Detto ciò, ragazzi, cos'è sta roba? Ok, questa me l'ero persa.
Detto ciò, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi invito a lasciare un bel pollice in su, un bel commentino con scritto quello che ne pensate di questa vecchia versione. Se vi piacerebbe provarla, trovate tutti i link in descrizione. Mi raccomando, è gratuito, non costa niente. Passate sul mio Instagram, che trovate qua sotto in descrizione, per venire salutati nel prossimo video. E che dire, noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao!